possibile perché so che tanto dopo un po' mi perdo, ok? Partiremo subito da premiazioni, sorprese, cazzi e mazzi della stagione, così dopo se non mi seguite più abbiamo fatto la roba importante, anche se è importante tutto, ok? Chiedo gentilmente, siccome c'è gente che sarà premiata che non è presente qua per vari motivi, chiedo se magari potete fare dei video e poi passarmeli, perché poi verrà dato in palestra. Però sarebbe una cosa carina, visto che lo facciamo qua, che siano partecipi anche loro. Allora ragazzi, premessa di fatto, grazie a tutti di essere venuti. Io quando ci sono le due cene sociali l'anno non do nulla per scontato e tutte le volte è un punto di domanda. Possiamo essere in 10, possiamo essere in 70 e ogni volta è una roba a sé. A Natale, quando la facciamo, c'è chi viene e chi non viene per le varie cene aziendali, cazzi e mazzi. Qua c'è già chi è andato in ferie, ma va bene così. Questo vuol dire comunque far parte del gruppo. Allora, parlo io, poi dopo sicuramente parlerà anche lei. Ci sono delle premiazioni da fare, ok? Non sempre le facciamo, non a tutte le cene sociali le facciamo. Le premiazioni sono sempre seguite da una motivazione, che ovviamente verrà detta a voce qua al momento. Non vi diamo il bigliettino. Sei stato... perché... Sei stato nominato. Ragazzi, allora, io nel senso... Non ce ne vogliano chi non ha avuto un premio, nel senso abbiamo cercato di cogliere le cose più importanti che sono successe durante tutto l'anno. Quindi, sapete che per noi siete importanti tutti, quindi cerchiamo di darvi il massimo a ognuno di voi. E poi per la prima cosa, penso che comunque chi ci segue già da un po' abbia capito come lavoriamo noi. A me che siate amatori, protagonisti, poco me ne può fregare, ok? Perché lo spirito è quello del disagio, ok? Quindi questo è quello che importa a me. Sono estremamente contento che ci sia Davide, perché è 5 anni che è con noi ed è la prima volta che viene. Vuol dire che comunque abbiamo lasciato il segno. Inizia a sentirsi parte del gruppo. Sono contento che c'è Mario, che fondamentalmente non c'entra tra virgolette nulla, però sta funzionando il gruppo, perché comunque vi segue, ci segue. Poi vabbè, noi usciamo alla sera ogni tanto, quindi tante cose le sa in retroscena. Sono contento di Enrico, che è iscritto da un quarto d'ora al dojo, più o meno, ma è venuto con la sua dolce metà, quindi questo mi fa capire tante cose. Ce ne sarebbe per ognuno di voi. Allora, da dove iniziamo? Iniziamo da qua. Ragazzi, io spero che poi nei video si sentano le varie cose. Allora, cerchiamo con me. Ragazzi, sì, io partirei da... Si sente. Uno dei punti... Si sente, che è stato... mi permetto di dire più fondamentale. Perché ha dato... un po' di freschezza. Vengo questo facendo il video e non si sente. Ok, grazie. Ha dato un po' di freschezza a chi ne aveva bisogno, a livello morale e anche a livello fisico, ok? È una persona che è entrata in silenzio e si è fatta sentire nei suoi modi di fare e di essere. Ragazzi, premetto, di solito io mi parlo del foglietto per i punti e... sto andando a muzzo, ragazzi. Io ho cercato di dirgli attenzione. Quindi, e devo ringraziare, nulla al caso nella vita, ok? E per questa persona io devo ringraziare chi ce l'ha portata. Sergio, vieni qua. Allora ragazzi, sei stato nominato te. Casa del grande Pavone. Sergino, è una cazzata, ma che penso che per tutti quanti... No, ma leggi dietro. Premetto che, siccome non mi ricordavo e non volevo fare cazzate, sono dovuto andare a cercare su Google. Ragazzi, fa vedere la maglietta, Sergio, io, per il video. Ok. Allora, io prometto, ringrazio lo Swell. Lo Swell è con noi da 4 anni? Perché tutte le volte mi dice. Sì, 4. Lo Swell è con noi da 4 anni ed è una di quelle persone che penso sia
simile alla mentalità che abbiamo io e Livon. Sia molto vicino a voi ragazzi nel modo di fare e di essere, ok? La bellezza del nostro essere è che tutti i maestri che abbiate avuto fino ad oggi è tutta gente giovane e fresca. Non avete il settantenne che vi dice stai 8 ore allo specchio per 25 giorni all'anno, no. Bruce è molto fresco, anche perché comunque ha finito di combattere un quarto d'ora fa, quindi sa cosa vuol dire. È una persona di spicco nel nostro mondo e ci ha portato altrettanto una persona di spicco, ragazzi. Cioè, e ve lo dico sempre, c'è già Osa che lo fa, approfittatene di questi personaggi che girano al dojo, perché vi possono dare tanto. Quindi spargo. E io voglio ringraziare Sergio perché comunque non è facile entrare in un gruppo già formato. Lui è entrato in silenzio con tutta la sua umiltà e si è tra virgolette imposto, nel senso che comunque ad oggi io penso che la sua presenza sia abbastanza forte. Con i ragazzi della TAI ha dato una mano allo Sweat, loro sono amici, quindi ha dato una mano allo Sweat sia nello sport che nella vita. Io e Livon ci siamo resi conto che il Pium Polare gli ha fatto davvero bene. Ha fatto ritornare a brillare gli occhi allo Sweat. Ragazzi, queste sono cose che comunque... Non dite i vostri motivi di come vi fate la sera, non ci dà. Però ragazzi, queste sono cose che per qualcuno possono sembrare davvero piccole, ma per me Livon vogliono dire davvero tanto. E io sono contento di avere una persona di spicco come Sergio a casa mia, a casa nostra. Ok? E ripeto, non devo leccare il culo a nessuno io, e chi mi conosce lo sa, io sono contento. È una cazzata Sergio perché è una maglietta, ma penso che sei come noi e sai cosa voglia dire. Bravo! Sei obbligato, È il secondo anno che sono qui, sono contentissimo, cosa che già vi ho detto, contentissimo dell'accoglienza e ovviamente anche della fiducia che mi state dando quotidianamente. Non è da tutti anche in questo ambito. E ragazzi, per chi non fa la TAI, vi vorrei dire che... Sì, adesso alzo la voce, scusa. Lui alzi, ok. Per chi non fa la TAI, Sergio è venuto qua e... Ragazzi, siete gli unici che fanno un corso di TAI con due istruttori non qualificati di più. Sergio, ma così, spannometricamente, quanti match hai? Una quarantina di match, E ho detto tutto. Hai combattuto dove? Dove? Thailandia. No, ragazzi, c'è nel senso. Per quello vi dico, confrontatevi su tante cose. Perché qua di esperienza da noi ce n'è da vendere. Grazie, Sam. Arriviamo a un altro pezzo da 90. Non per il peso, ma perché non mi coglioni. Allora ragazzi, io ringrazio questa persona, prima a livello personale e poi dopo a livello sportivo. So che tanti non lo ringraziano perché rompi i coglioni, però se non ci fosse sicuramente sarebbe meglio. Ma quando c'è, è una di quelle persone che rompi i coglioni, che incentiva. E detto sinceramente, anche qua spero che non si offenda nessuno, ma sono dell'idea che per i modi di fare, se io non ci dovessi essere, gli lascerei le chiavi in totale tranquillità. No, Dio! Palazzo, non è ok, io sei sincero, no, Dio! No, Leggi! Cosa fai? Stai mollando, in questo dojo non è permesso mollare, tira di su. Tira! Adesso vengo a fare il... Allora ragazzi, penso che lo conosciate tutti. Poi chi non conosce Palazzo? È un rompicoglioni d'eccellenza. Però se lui non ci fosse, tante persone sicuramente non sarebbero riuscite a fare quello che riescono a fare. Bravo Paolo! Quindi io sono estremamente contento e soprattutto Paolo, grazie per quello che hai fatto i mesi scorsi. Non sono cose nostre, cioè... Sì. Poi, Paolo, già che sei qua,
c'è il doppio. Poi non ce lo fanno. Sì, grazie. Sono sempre protezione. Non ce lo fanno. Ragazzi, Paolo è sempre stato incasinato col lavoro, però quando riesce a venire in palestra, non viene solo in palestra, ma ci segue anche quando ci spostiamo. Quindi, come è giusto che sia, iniziamo la carrellata di gente che inizia a far parte dello staff. Stai qua, stai qua. Ragazzi, Palazzo ovviamente fa 2000 turni, ok? È incasinato, però quando può, il più delle volte, sacrifica tempo al suo piccolo e alla sua dolce metà per venire alla sera, al pomeriggio, alle trasferte, solo per fare le foto. Pomeriggio di 2 anni fa è venuto in palestra solo per fare le foto a me. Prescindere che sono bello, però siccome stavo preparando il match, ho fatto il servizio, ok? E mi collego a questa cosa, perché non solo lui, ma altra gente sta iniziando a fare entrare nello staff. Prima iniziamo a parlare, poi dopo. Questa persona non c'è, forse poi arriverà dopo. Non fa parte del team, ma l'abbiamo assimilato in famiglia. Come le migliora... nelle migliori promozioni. Ritira il premio! Nishada Fernando. Allora, ovviamente ragazzi. Sì, però vabbè, te lo diamo a te. Ragazzi, non è Nishada. Nishada, volente o nolente, fa parte del team perché è la sorella di Nina Splash, Palazzetto Fernando, Surinda, eccetera, eccetera. Il suo bello, che comunque è entrato in questo mondo che non ne sapeva niente, viene sempre con la macchina fotografica. Fa 785 foto. E ovviamente mi sembrava giusto all'Italia metà però che anche lui entrasse a far parte. Ragazzi, dello staff vuol dire che, perché io non lo sapevo, ho saputo nell'ultima gara che chi fa le foto, ma non è che diventate tutti fotografi, non paga, ok? Quando noi arriveremo col nostro fotografo, il nostro fotografo entra e non paga. Quindi è arrivato il momento che anche noi iniziamo a fare un po' i napoletani e addentrarci. Terza persona che fa parte dello staff, e mi spiace che non ci sia, è Tiziana Sanso in Chiapperini. Ritira il premio e voglio togliere. Va bene ragazzi, abile a ruola. Palazzo, vedi di tornare in palestra che... Ragazzi, sono venuto mezz'ora, ma ho sentito dire oh ciao sei tornato, dopo 5 minuti quando cazzo te ne vai? Non ho capito il perché. Adesso l'hai capito. Come calli? Oh sei tornato, su rompi coglione. Grazie a tutti, mi emoziono sempre. È bello far parte del dojo, è bello far parte di questa famiglia. Sono 3 anni, adesso a ottobre sono 3 anni che vi conosco, eh. Solo? Solo. Sono una vita che ti sopporto. 2012, è come quando sei con la moglie, sai, quant'è? Siamo 2 mesi che siamo insieme. Funziona così. Oh, vedi che c'è lei dietro. Però mi trovo benissimo e con tutti, con tutte le persone, con Marco, con lo Sweat, con i vecchi maestri allenatori che c'erano, soprattutto con i compagni, quelli che mi amano, quelli che mi odiano, quelli che mi odiano, quelli che mi odiano e quelli che non mi sopportano. Per ringrazio poi José che ogni volta mi adora e aspetta di fare un po' di sparring per gonfiarmi di botte, però mi fa piacere. E per tutti quelli che non mi conoscono e avranno il piacere di divertirsi durante un funzionale o durante un allenamento, sappiate che io lo faccio con tutto il bene del mondo, con tutta la passione e la volontà che il maestro Marco Pavone e Montroiano hanno cercato di insegnarmi, cioè vi rompo i maroni perché se mollate voi vuol dire che loro fino adesso non hanno fatto nulla e non mi stanno insegnando nulla, perciò noi più ci diamo dentro e più ci ammazziamo e più la sera arriviamo stanchi dopo un allenamento e più vuol dire che loro a fine serata dicono cacchio, mi sento stanca, ho un'attività da mantenere, ho 50 disadattati, 100 disadattati da guardare, però la soddisfazione a fine serata c'è, io perciò scasso l'anima. E aggiungo una cosa perché non è da tutti. Allora ragazzi, premetto che lui non si vuole sostituire a nessuno, però quando io vedo delle forze lavoro che hanno voglia di fare
per gli altri sono solo che stracontento. Ho visto regalare a palazzo ore di personal a gente solo per motivarla. Fargli fare il sacco le passate alla Desi. Oh, ne sa qualcosa la Pirro. La Pirro. Ma solo per il semplice fatto di aver voglia di fare. Questo può essere visto da delle persone come: minchia, questo chi cazzo si crede di essere, è arrivato il gran maestro di sto cazzo. Ma non è così. Non è così perché lui tutte le volte che fa qualcosa, uno mi chiede il permesso, due mi chiede, ma secondo te se gli faccio fare quel... Quindi c'è il confronto, per quello io prima ho detto se gli volessi lasciare le chiavi sarei proprio tranquillo. Perché è una di quelle persone che si impone col suo modo di fare, rompi palle, però è molto umile. E quindi questo è molto da apprezzare, ragazzi. Molto. Non guardate il sensei, eh. Quando mi alleno con tutti. Io lo faccio funzionale, eh. Cioè, se motivo, però sudo anch'io, eh. Non sono il sensei che c'ha sto fischietto in mano, quindi tanto si dimentica. Lo so, però tu ogni tanto quando ti metti a cicerà sto fischietto è lei che si dimentica. Grazie a tutti. Grazie. Quindi ritiro. Allora, ragazzi, premetto una cosa. Queste sono le premiazioni in perfetto pavone style. C'è chi non le fa, c'è chi fa la mega targa da 2000 euro. Noi siamo poveri, i soldi non li abbiamo, è il pensiero che conta. Ok. Stiamo così ciuppa ciuppa, no? Allora, uno per tutti però. Con lei, non si sa. Ok. Oh. The champion, allora ragazzi, vuoi, perché so, sembra che parlo solo io, vuoi no, parlare? No, per carità, non vorrei... Che cazzo hai detto? No, tu fai l'intro, a un certo punto io ti taglio, che vuol dire che stai dilungando. Va bene, ragazzi, la faccio breve. È la persona che per eccellenza... Ragazzi, ripeto, perché l'ha detto è il lei. Il premio del io ci sono. Vabbè, allora, parlo io o parli tu? Allora, fatelo tu. È la persona che, in due parole la conclude e poi parli tu. È la persona che per eccellenza non dice nulla, non dice se hai bisogno, io sono qua, citofonami, se hai bisogno ti do una mano. No, è la persona che non dice un cazzo e si presenta. Mauro San Germano. Bella Mauretto! Marco, dillo per chi non lo conosce che non è un galeotto vestito così. L'ho visto dove lavoravo e il collega mi fa: ma quello chi è? Ragazzi, no, quello non è un poliziotto. Io mi ricordo ancora la prima volta che è entrato in palestra col collega. A lei l'ho chiamata subito e gli ho detto: amo, pensavo che mi venissero a chiedere il pizzo. Quando mi ha detto: no, perché sai, io lavoro su turni, meglio che ci sono gli orari. Ma che lavoro fai? No, lavoro in centrale, faccio il poliziotto. Parla tu, Troiano. Mauro c'è, perché è vero, in silenzio veramente c'è stato in questi mesi, e c'è stato la settimana che Marco è stato in ospedale, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Vabbè, basta, è quello che mi ha fatto la foto in ospedale, mi ha umiliato. No, non è vero! Quando avevo i calzini perché faceva freddo e avevo l'infradito. Ma io non l'ho pubblicato. Voi E soprattutto, ragazzi, lo vedete così, ma c'ha una mano defata, ma ha fatto la puntura che non ho sentito niente. Ma non sto scherzando, mica mortacci. Quindi niente. Sta mano può essere pietra o può essere piuma. Che lo sai. Mauro, fa vedere la coppa. C'è scritto davanti comunque. Sì, scritto con pennarellino. Aspetta, ragazzi, che non leggo. Molto da zingari. Quelli non fa male a nessuno. Io parlo per i giovani. Io ne ho girate tante dei palestre. Ma tante, da Roma in su me ne sono fatte tante. Seguite i consigli che vi danno loro due, perché nelle altre palestre vi infilano i guantoni, vi buttano su ring e se piatti gli schiaffi, cazzi vostri, avete perso. Invece loro ci tengono che se voi salite là sopra non piate solo gli schiaffi, ma li date voi. Quindi forza, siete grandi. Grazie. Ragazzi, mi collego solo una cosa che ha detto Mauro, perché io da quando andavo alle medie mi sentivo dire: Pavone, che palle, sei troppo polemico, ok? Però ogni tanto qualcosa lo voglio dire.
ci sono tante filosofie di pensiero, ci sono tanti modi di agire e di pensare. Tanti dicono che il maestro è quello che ha 60 anni, che è anziano, che si può permettere di farsi chiamare maestro. Io ho 33 anni, insegno da 7 anni, ho quasi 20 anni di esperienza e ho aperto la palestra che avevo 28 anni. Maestro forse è una parola un po' grossa, sono quello che ne sa qualcosa in più e gli piace insegnare. Maestro, guru, coach, sensei, chiamatemi come cazzo volete, come mi chiamate voi, voi decidete come mi definite. Io sono semplicemente Marco Pavoni e tutti coloro, e qua non me ne frega un cazzo e mando la frecciatina, tutti coloro che scrivono i post su Facebook, dietro la tastiera siamo tutti capaci. Sei polemico, Marco. Lo so. Grazie. Io ho la piabila vecchia, vuole. Scrivo il post. Va bene. Andiamo. Aspetta. Dov'è il frigo? Anche questo vuol dire esserci. Procediamo. Allora, monitor a me perché partiamo con la prima persona che non c'è. Ragazzi, io penso che forse il nome abbia già detto tutto. Leonida. Ragazzi, Leonida è con noi da 2 anni, ha fatto un cambiamento fisico che fa paura. Ha 41 anni e quest'anno a 41 anni ha fatto il suo esordio di box. Ha fatto in una stagione 3 match. È un leone, non si ferma davanti a niente e nessuno e lo fa con un'umiltà che penso che tutti i giovani debbano imparare. Infatti il premio è all'umiltà sportiva. Neno, aspetta così. Troiano, vuoi dire qualcosa okay per Leonida? No. Leonida, l'ha intimidita. Dico solo tempo a Leonida. Aspetta, aspetta che c'è lo Swati che vuole dire qualcosa per Leonida. Leonida, da grande voglio essere come te. Tatuato. Tatuato. Ritira il premio Marco Pavone. Devo star qua, Marco, o torno indietro? No, aspetta che c'è una. Ok. Aspetta. Abbiamo un'altra, la chiamo entità, che è presente, è presente nell'etere, nel senso che è fisica, non è presente qua, però è un'entità in quanto non è una persona singola, ok? Il premio va un po' a tutti, anzi a tutti. Famiglia Chiapperini, siete stati nominati tutti e quattro. Tutti e 5, c'è anche Cesare, ha ragione Nishada. Ragazzi, la famiglia Chiapperini. Troiano, se sto parlando troppo parlo solo io, me lo dici quando no, tu. No, poi adesso qual è la cosa? No, è vai avanti tu. Ragazzi, la famiglia Chiapperini è l'essenza del team. Perché ci sono sempre. Con i loro viveri. Ci sono coi viveri. I viveri per il cane, per tutti. Ci sono, a prescindere. Perché comunque tutte le volte spendono soldi per 4 per venire anche solo a vedere cos'è che combatte, dove magari i figli non combattono. In galà che magari alla sera il galà costa 15 euro, fate voi il calcolo che io in matematica avevo 2, 15 per 4 quanto fa? Sono 5. No vabbè, ma che non paga per il momento. Quindi, famiglia Chiapperini. Bravi. Oh, quest'anno bravi perché ti prenderà la maglietta. Va bene, andiamo agli ultimi due. Allora ragazzi, gli ultimi due premi, tutti sti tatuaggi qui, non sono belli tatuaggi, a me non piace. E questo io dormo, mi sveglio la mattina e mi disegno. Allora ragazzi, questi ultimi due personaggi potrebbero sembrare scontati, ma di scontato a casa nostra non c'è nulla, ok?
perché tutto quello che hanno fatto in questa stagione non è scontato. E parla tu. Parlo io. Oh ragazzi, il refrattario. No, perché magari poi si sente discriminato. Ah, perché non abbiamo. È il toro, vieni qua. Mamma mia. Che sento. Premio di consegna Ivonne Trudiano. Eh no, stavo facendo la passerella, scusa. Yepes! Grazie. Ragazzi, atleta dell'anno. Ragazzi, io penso che a 35 anni fare una stagione come l'ha fatta Osè. Non lo dire l'età. No, lo devo dire perché te la devi menare. Arrivassi io a 35 anni come sei messo tu. Beh, sei lì Marco, eh. Sono lì. Lo vedi? Si vede bene. Ragazzi, ha fatto una stagione col controcazzi. Ha sfidato l'impossibile a livello mentale e fisico. E al 2 di luglio siamo a una settimana da, penso, forse l'ultimo match stagionale. Sabato prossimo siamo a Varese per Varese in the Cage. E il secondo gala dopo Milano in the Cage ad essere più importante in Lombardia. E anche, penso, quasi in Italia per quanto riguarda l'MMA. Io, per l'occasione, parlo solo della mia parte in piedi e la parte mentale dell'Ivonne. Però mi sembra più che doveroso chiamare due persone che l'hanno seguito, che sono Luca Sued e Sergio Pimpolani. Se ho scritto male, perché... Ragazzi, io li ho chiamati perché ovviamente... perché questo è il monopolio, voglio che parlino anche loro, perché lo Sued l'ha seguito su tutta la parte a terra, Pimpolani gli ha dato una mano sulle passate, sulla questione di Tai, sempre insieme a Luca. E ragazzi, poi vabbè, mi spiace perché tanto ci stiamo collaborando, però non c'è Fabio Dumazzo, perché lui comunque a mercoledì va alla Lottatori e ad oggi penso un team con i controcazzi 1, 2, 3, 4 e Fabio 5. Posso menare? Me la bevo, ragazzi. Guardate voi. Diciamo che comunque con Osè è l'essenza di quello che intendiamo noi, il team. Lavorare tutti insieme. Ognuno di noi porta la sua esperienza, porta un valore aggiunto che lui mette quando è in gabbia. Quando lui sale, comunque, dai guantoni tira fuori quello che ognuno di noi cerca di dargli durante ogni singolo giorno di allenamento. Quindi bravo, perché comunque non ha mai tradito la nostra fiducia, perché ha ripagato i nostri sforzi con altrettanti sforzi, perché comunque quello che gli dico sempre, siamo arrivati a un certo livello, chi ha questo livello inizia a fare solo questo nella vita, si allenano al mattino, pomeriggio, la sera, ma per il resto non fanno niente, non si svegliano al mattino alle 7, a volte non dormono neanche perché hanno i turni di notte, lavorano 7 giorni su 7, con una famiglia lontana, mille problemi, quindi grazie. Giuseppe, io lo riassumo in una parola sola, per tutto, non solo per quanto riguarda lo sport, è un guerriero. Voce! È un guerriero, perché è un guerriero? Perché è un guerriero tanto sul ring, quanto in palestra, quanto nella vita. Perché per quanto ci siamo conosciuti, abbiamo passato tempo assieme, quindi negli ultimi 2 anni praticamente quasi sempre, meno 2 volte a settimana, io ho visto i suoi cambiamenti, i suoi miglioramenti sempre evidenti volta dopo volta, e ho saputo la storia piano piano della sua vita, quindi che lui ha avuto, scusate la parola, cazzi, belli tosti, belli pesanti, che ci stavo ci soffrivo io da dietro a pensare alla situazione, e quindi non voglio immaginare che cosa stava provando lui. Nonostante questo, lui combatteva e combatte tuttora contro tutto e tutti, ed è arrivato dove è arrivato, a vincere contro gente che ha nomi anche abbastanza importanti,
ad arrivare a prendere parte a un evento come adesso il Varese in the Cage, che come ha detto Marco è forse tra gli eventi più importanti che ci sono in Italia. E che dire, penso che sia solo ancora nella sua scalata, perché può fare ancora tanto e ha tutte le carte in regola. Quindi nient'altro, ma poi c'è la solita cosa che dico sempre, che a lui non gli piace. Io ho la sua età, siamo coetanei, io ho la sua età, è la sua età. Sai com'è? Mi sono un po' rotti qui. No, vabbè, sono vecchiato. E invece Giuseppe è cazzo, tutt'altro. Giuseppe è un giovincello in tutto e per tutto e anche per me, oltre ad essere un mio motivo di orgoglio e soddisfazione, e anche come esempio come persona, come vita, come tutto. Quindi io sono orgoglioso di avere avuto un allievo come Giuseppe. Basta. Basta. Ho sfumato, va. Giuseppe non è da tantissimo che lo conosco, lo sto conoscendo pian pianino, specialmente negli ultimi tempi, negli ultimi mesi. È l'atleta ideale, è umile, ha testa, ha costanza, ascolta chiunque gli dia un consiglio. E ha avuto un anno difficile, nel senso che sta combattendo spesso a distanza di poco tempo. E ogni match è ogni volta più impegnativo e non sta sbagliando un colpo. Tanto di cappello. Qualcosa? Io? Vabbè, io ringrazio. Vuoi dire qualcosa? Io sono andato tanto. Vabbè, già forse ho già detto questo, anche l'ho scritto, quello che scrive i post su Facebook, ringraziando tutti quanti quelli che seguono. Infatti è vero che ho Marco, ho Luca, ho Sergio, ho Livon, ho Fabio, e tutti i ragazzi con i quali giro, no? Sono tutti con quelli che mi alleno, che mi picchiano, che ci scambiamo i pugni. Anche loro formano parte di questo percorso, perché bene o male, cioè, ci aiutano a noi agonisti a crescere di più. Magari loro vedono diversamente, hanno un consiglio anche da darci. Dico questo da darci perché con quei ragazzi che giro anche fuori dalla palestra, ci confrontiamo sempre su questa roba, quindi sono contento. E l'unica cosa che vi posso dire, che posso dire è dirvi a voi, continuate, andate avanti, se avete qualcosa in mente portatela avanti sempre, cioè non mollate a metà perché avete problemi, perché questo, quando ci sono i problemi che bisogna tirare. Procediamo! Ultimo premio, forse non si sa. Marco, è mezz'ora che sono qua, sì, ultimo premio. Sì, ma lo puoi tagliare in due se vuoi, facciamo una pausa? No, dai, facciamo diretta. Stai facendo esercizio. Sto facendo, allora, le tenute. Mentre ci troviamo, ci vediamo tra poco. Nima, ci inizia a venire di qua un attimo. Va. Anche un po' le balle di nominarlo sempre, però è andato di fatto. Ha iniziato poco più di un anno e mezzo fa, non solo da noi, ma proprio gli sport a combattimento. All'attivo ha 27 match di light,
un titolo italiano e un titolo europeo, in due federazioni diverse, a contatto leggero. Ok? E domani fai il suo esordio a contatto pieno a Novara, in una piazza importante perché sarà tutto all'aperto. E io sono molto orgoglioso e soddisfatto, e me la meno anche, di dire che è una nostra creatura. Perché comunque Nimesh Nimesh ha fatto il suo percorso. Ha fatto il suo percorso di vita, ha fatto il suo percorso in palestra. E io sono molto contento e soddisfatto. No, sì. Io lo chiamo il mio cucciolo d'uomo, perché comunque spesso me lo si dice che io faccio un po' la mamma di tutti, è vero, sicuramente ho un istinto materno innato, ma è vero anche che siete talmente disadattati che se non ci fossi io dietro a darmi le botte, a tirare le fila un po' di pure tutto, vabbè, la merda in faccia, ma spaziamo. Sono contenta del percorso che Nimesh ha fatto, non solo sportivo, ma soprattutto nella sua vita. Domani sarà un momento difficile, per me molto difficile, perché comunque non è facile mantenere il distacco quando si è all'angolo, e domani so che dovrò tirar fuori il massimo delle energie, il meglio di me, per dare a lui il meglio che si merita durante questo suo primo match, che spera sia il primo di una lunga serie. Sarà. Magari fammi in palestra, perché da domani inizia i tuoi sei mesi. Okay. I tuoi sei mesi. Chiedi a Osè che cosa. I sei mesi. Sei mesi. Poi chiederò. Il discorso di Mesh. Cosa devo dire? Ringrazio mia madre, per questo premio. Grazie. Non pirla. Cosa devo dire? Basta, vatti a sedere. Ciao. No, aspetta, stai qua, stai qua. Poi perdi la testa. Fa vedere la scritta di Mesh. Gira il premio di qua. Fa vedere la Champions League. Hai visto? Altro che come di capri sono io. Meglio. Possiamo andare avanti? Che non è finita. Non ancora, Marco. Non è finita. Perché questa che verrà adesso non è una premiazione. È qualcosa che aspettava di diritto, ma solo per una questione organizzativa non è potuto andare in porto. Non stiamo facendo nulla in più, non stiamo rubando niente a nessuno, ma era giusto e doveroso farlo. Entri Mauro San Germano. Con la birra. Con la birra. E la birra. Io aspettavo solo. Ah, saluti. Grazie. No. No, non sto scherzando. Ma che sei un ricordo? Pure a lui. Ah, Ramadan! È finito Ramadan, è passato il tramonto. Non posso bere. Bravo Mauro. Allora, ragazzi, devo metterla qua. Partiamo. Allora, Nimesh mi ha rotto le palle, però sta qua lo stesso. Partiamo dalla persona che penso che vi abbia dato tanto a tutti quanti. È stato un anno difficile e duro, ok? E me ne faccio un mea culpa. Però ragazzi, la vita è fatta di gioie e dolori, si va avanti. Ragazzi, vorrei che mi ascoltate però, perché sono un cazzo. Sto parlando di una persona che va dato anima e corpo, ok? Quindi esigo non la stessa attenzione, ma più di quella che avete avuto per i vostri compagni. Perché è una persona che tra le fila c'è sempre stata per tutti, nonostante tutti i suoi cazzi. Poteva mollare, poteva non venire più, ma c'è stata e ci sarà. Ha fatto il suo percorso, quest'anno si è messa in gioco, nonostante tutto.
calma, non c'è fretta. Oh, ragazzi, sono fatto di carne rossa un bello, ok. Senti. Quest'anno ha fatto il suo percorso. Non è stata semplice. Non è stata facile in palestra. Non è stata facile ai match. Non è stato facile stare all'angolo. Anche perché fare di l'angolo è una gran rottura di palle. Però a fine stagione si è portata a casa un titolo italiano che è esperta di diritto. L'unico è José che non ha avuto la cintura. Ragazzi, gli ultimi match che abbiamo fatto, dove abbiamo vinto l'impossibile, ha fatto il torneo di kick light nella categoria fino a 60 kg. Ci doveva essere la cintura, per questioni organizzative che non voglio stare qua a sindacare. Purtroppo la cintura non c'è stata, per questioni di tempistica non è stata fatta e il pavone pensa a tutto. Si abbina con lo smalto. Perché era doveroso. Bello. Quindi, complimenti, campionessa italiana. Sei rossa come la cintura, guarda. Grazie a tutti. Vabbè, chi mi conosce da più tempo magari se lo può immaginare cosa ha voluto dire per me vincere questa cintura. Non mi interessa niente del titolo. Per mille motivi, io ho iniziato che avevo 20 anni, dopo un mese ero già sul ring, andavo forte, ma poi ho scelto il lavoro e la palestra l'ho accantonata e non ci si può allenare saltuariamente. E mi era sempre rimasto il desiderio di tornare a combattere. E quest'anno credo che fosse l'anno giusto, perché come ha detto prima José, anch'io per me stessa, ma anche per voi, volevo insegnarvi che davanti ai problemi, agli ostacoli, non si scappa, ma si combatte. Sono stati dei match che sicuramente ho fatto contro me stessa, contro il pavone, ma non è stato facile, ma abbiamo vinto insieme. Credo che quest'anno veramente abbia vinto il team, abbiamo dimostrato a tutto il mondo, ma veramente a tutto il mondo di questo sport, cosa voglia dire essere un team. E l'unico, e lo ripeto, l'ho già scritto, l'unico team pavone siamo noi, perché purtroppo c'è chi si prende la briga di chiamarsi team pavone, ma siamo solo noi il team pavone, un team nato dai nostri sacrifici, dal nostro sudore, dalla nostra fatica. E quest'anno abbiamo dimostrato che siamo persone che sanno andare oltre. Non è stato facile, ma sono fiera di me stessa, fiera di averlo fatto, perché senza il mio dojo oggi non sarei niente. E questa sicuramente è una soddisfazione, perché ho quasi 40 anni ed è stata dura, me li porto bene. È stata dura, è da quando sono tornata dalla Thailandia che mi sono rimessa ad allenarmi. Non è stato facile allenarmi tutti i giorni, stare in scia a José, perché comunque sicuramente mi è servito come stimolo, perché d'altra parte avevo bisogno di qualcuno che si allenasse anche più di me. Non è stato facile l'alimentazione, l'allenamento, la stanchezza, il lavoro, il dolore, mille cose. Però avevo detto che a giugno volevo fare qualcosa e l'ho fatto e sono contenta. Ma soprattutto ringrazio voi.
perché comunque go! Vincenzo! Chiusa parentesi. Brava Ivor, brava Ivor! Di là c'è qualcosa. Brave Bond. Ragazzi, ce e chiudiamo. Bond, scusami. Fino a 60, però ci terrei a dire che è parecchio meno di 60, che ci, mi sono fatta un paiolo così. Sbatto, devi dire ancora. No, grazie di aver sempre creduto in me. E chiudo in bellezza e per far condicio, visto che non è figlio di mignotta, la terza giro della stagione. Oh. Ragazzi, ha vinto il campionato singolo della Bar to Fight perché ha ottenuto il punteggio maggiore, ha sempre disputato almeno 2-3 match per gala, per evento. L'ultima volta, la penultima volta, ha fatto ben 7 match, è diventato campione italiano da Bar to Fight. Terza cintura. Bravo. Bravo. Cosa? Gliela metti tu? No. No. Che voglio. Che io voglio. Anch'io. Vincitela. Prova a portarla. Una segnato? Siamo uno pari? Premia Osa e Paolo Deppes. Io voglio sei indietro. La gira, ho usato vita. Dai. Troppo magro, la foto. Scusa, mettiti di qua. Foto.